Bene amici, bentornati, io mi trovo in compagnia eh, della mia gattona, eh, Sofì, che è splendida gattona. Guardate com'è bella, Sofì che bella, che bello sguardo che hai. Eh? Perché non partecipi al concorso di Miss Gatto Mondo? Eh? Potresti vincere, sei una reginetta di bellezza. Ecco, oggi parliamo del eh, positivismo italiano e vabbè Sofì Scalpita vuole andare via, eh, la lasciamo andare, parliamo all'interno del ciclo, all'interno della playlist del positivismo, oggi parliamo degli italiani che pure hanno una certa importanza, il positivismo italiano nonostante alcune figure che possono essere considerate come dei precursori come Cattaneo per esempio oppure Ferrari, il positivismo italiano si sviluppò soprattutto a partire dall'unità e in particolare dal 1870 al 1900 il positivismo italiano dà i suoi risultati migliori nelle scienze settoriali, come la criminologia con l'Ombroso, la pedagogia con Gabelli e Angiulli, la storiografia con Villari. La medicina con Tommasi e Murri, mentre nell'ambito propriamente filosofico, il positivista italiano più importante è sicuramente Roberto Ardigo. Il positivismo toccò anche personaggi del mondo operaio e socialista come Ferri, a tal punto che qualcuno ha sostenuto che il marxismo italiano sia stato molto simile al eh, positivismo, ecco questi nomi che ho, vi ho accennato, eh, sono scritti alla lavagna con eh, le date di nascita e morte. Tra poco parleremo di, a, di alcuni di questi protagonisti del positivismo italiano. È importante eh, sapere che furono pubblicate anche riviste positiviste, quale dal 1881 al 1891 la. Rivista di filosofia scientifica diretta da Enrico Morselli, che aveva come programma aperte virgolette, cito, la vittoria del metodo sperimentale e la definitiva congiunzione della filosofia e della scienza anche in Italia chiuse virgolette, oppure riviste come l'archivio di psichiatria, scienze penali e antropologia criminale, portato avanti da Cesare Lombroso insieme a Ferri e Garofalo. Il pensatore internazionale che più influenzò il positivismo italiano è senz'altro Spencer, a cui abbiamo dedicato, lo sapete, una lezione apposita. Parliamo prima di tutto di Cesare Lombroso 1836-1909. Lombroso diresse il manicomio di Pavia e fu poi professore di psichiatria e antropologia criminale all'Università di Torino. Egli elaborò una teoria di sociologia del crimine che, in seguito ad alcune osservazioni precise, come lo studio del cranio del brigante Vilella nel 1871, si delineò come una teoria generale della delinquenza espressa nella celebre opera L'uomo delinquente che Lombroso pubblicò nel 1876. Eh, le teorie di Lombroso sono eh, tuttora note e eh, in qualche senso famigerate. Lombroso ritiene che i criminali non delinquano in base ad una libera volontà e che spesso non siano neppure coscienti di delinquere secondo lombroso i criminali sono criminali nati oggi diremmo che sono predestinati al crimine in base al loro DNA i criminali nascono con una tendenza innata al crimine infatti lombroso e i suoi seguaci ritenevano che i criminali non dovessero essere puniti in quanto responsabili volontariamente o, eh, in quanto cattivi lombroso negava che essi potessero essere responsabili che fossero capaci di intendere e di volere ma eh, puniti solo in quanto pericolosi per la società il crimine infatti scaturisce in maniera necessaria da una organizzazione psichica e fisica diversa dal normale anomala regressiva Lombroso afferma che la maggior parte dei delitti vengono compiuti da individui biologicamente inclini eh, al delitto, per così dire predestinati al delitto. In questo modo Lombroso sottovaluta, addirittura nega, le cause ambientali e sociali eh, storiche. Eh, storico-sociali della eh, criminalità e nega anche ovviamente la possibilità di recuperare il criminale o di, o di modificarne il carattere o le intenzioni poiché appunto queste ultime sarebbero predeterminate dalla nascita dunque l'educazione l'istruzione non servono se la tendenza al crimine è innata Lombroso precisa quali sarebbero le caratteristiche anatomiche, fisiologiche e psicologiche dei criminali. Cito testualmente le sue parole, aperte virgolette. La scarsezza dei peli, la poca capacità cranica, la fronte sfuggente, lo sviluppo enorme della mandibola e degli zigomi, la poca sensibilità al dolore, la completa insensibilità morale, l'accidia, la mancanza del senso del pudore, del senso di probità, del senso di pietà. Chiuse virgolette. Anche nel linguaggio comune, forse lo sapete, l'espressione. Uomo lombrosiano, tipo lombrosiano, ha finito per designare gli individui che presentano eh, parti del capo insolitamente grandi o sporgenti, appunto la mandibola, gli zigomi. Se possiedi queste caratteristiche o altre caratteristiche che abbiamo elencato, le caratteristiche lombrosiane, vuol dire che sei propenso senza scampo al crimine. Naturalmente si tratta di una teoria pseudoscientifica. Oggi le idee di Lombroso sono state abbandonate e sono state bollate come razziste. La pretesa di dedurre il carattere, e in particolare il carattere delinquenziale e patologico dall'aspetto fisico, una sorta di fisionomica nel periodo del positivismo e anche oltre eh, si diffondono teorie che si basano su strumenti di misurazione di parametri craniometrici che misurano ad esempio la distanza tra il centro del mento e la base del naso e in base a queste misure si pensa di individuare diverse tipologie di esseri umani e anche purtroppo diverse razze umane. Lombroso realmente deriva dalle sue idee e considerazioni razziste. Scrive che i meridionali nel Regno d'Italia sarebbero inferiori, più stupidi e più propensi al crimine rispetto ai settentrionali. Scrive un libro sulle donne in cui distingue le donne normali da altre categorie di donne che per natura sarebbero prostitute o delinquenti. Ma per lui anche le donne definite normali sono soggette a una serie di problemi e di limiti, ad esempio sono considerate deboli, troppo emotive, troppo guidate dai sentimenti, incapaci di concentrazione e di riflessione profonda, in definitiva inferiori agli uomini, inferiori geneticamente agli uomini. Poiché Lombroso pensa che le caratteristiche psicofisiche dei criminali li rendano simili agli uomini selvaggi, a quelli che lui chiamava uomini selvaggi, in base anche alla famosa teoria della fossetta occipitale mediana che sarebbe simile a quella delle scimmie, Egli pensa che certe popolazioni indigene siano razzialmente inferiori ai bianchi europei. Infatti, sostiene, il che è del tutto assurdo, che i peruviani e in generale gli indios precolombiani abbiano alcune piccole ossa in più nel cranio a scapito della materia cerebrale e che questo li renda degenerati. I neri sono considerati una razza inferiore, incapaci di ragionare perché possiedono appunto alcuni punti del cervello malandati. Ricordate che scarsità di peli è una delle caratteristiche che, che secondo Lombroso svelano la natura criminale? Siccome i popoli asiatici sono oh, poveri o mancanti di peli, soprattutto i mongoli, questo basta per ritenerli inferiori, violenti e tendenti al dispotismo e alla barbarie. Questo lo pensava anche... Ekel, come abbiamo spiegato nella video lezione dedicata a lui e ai positivisti tedeschi, i criminali sarebbero fermi ad una condizione precedente a quella attuale della storia evolutiva dell'uomo, condizione caratterizzata dall'aggressività, come nelle scimmie. Queste idee furono responsabili del consolidamento del razzismo pseudoscientifico nell'Ottocento. E nel Novecento, ma in realtà naturalmente circolavano anche prima che Lombroso pubblicasse le sue opere. Una pseudoscienza affine alla fisionomica lombrosiana, la, la frenologia, esisteva già da molto tempo e tra l'altro fu criticata da Hegel. In ultimo, citiamo l'opera di Lombroso, Genio e Degenerazione, pubblicata nel 1893. Qui lo studioso torinese sostiene che gli uomini di genio siano spesso affetti da follia o degenerazione, infatti secondo lui l'organo che ha registrato maggior sviluppo nell'evoluzione, il cervello, avrebbe subito eh, anche forti regressioni in altre direzioni e quindi spesso genio e follia compaiono insieme. Enrico Ferri, nato nel 1856, morto nel 1929, esponente socialista e per un certo periodo direttore dell'Avanti, il giornale del Partito Socialista Italiano, fu un collaboratore di Lombroso, egli ribadì le idee di Lombroso nell'opera Sociologia Criminale dove Ferri sostiene che i fatti criminosi non derivino da libera volontà, bensì da cause biologiche e psicologiche e che quindi i criminali non vanno condannati per espiare una presunta colpa, bensì per neutralizzare la loro pericolosità sociale. Su questa base Ferri scrisse un abbozzo di un nuovo codice penale italiano. Che comunque non fu approvato, non ebbe seguito. Ferri pensa che i fatti criminosi non debbano essere oggetto di giudizio morale. Le idee di Lombroso e dei suoi seguaci suscitarono molte critiche. Il sociologo Napoleone Colaianni deprecò uh, la loro sottovalutazione della politica sociale e dell'istruzione come mezzi per ridurre il crimine e la loro negazione dell'esistenza di fattori sociali alla base della delinquenza. Inoltre, la tesi dell'assenza di una libera determinazione e della responsabilità dell'individuo andava contro le basi del pensiero liberale ottocentesco. Un altro positivista italiano nel campo della medicina fu Salvatore Tommasi. Salvatore Tommasi, professore prima a Pavia e poi a Napoli. Egli si batte affinché in medicina la teoria non sia delineata a priori, non debba essere tratta da considerazioni metafisiche. Né da un'intuizione o da un sentimento, tutti i contenuti, anche quelli dei concetti universali, vanno basati sull'esperienza. Noi siamo della scuola di Galileo, dice Tommasi. Sperimentiamo. Questo, secondo lui, non vale solo in medicina, ma per tutte le scienze. E anche per la filosofia, la legge scientifica è un'elaborazione della ragione che nasce da fatti sperimentali, i quali ci spingono a studiare sperimentalmente altri fatti, a distinguere in essi tra l'essenziale e il superfluo, tra eh, la realtà e la parvenza tra ciò che è costante e ciò che è effimero. Più importante di Tommasi è un altro medico positivista, il bolognese Augusto Murri. Abbiamo anche qui il positivismo trasferito nella medicina. Sia Tommasi che Murri si pongono importanti problemi metodologici sulla scia di quel che stava facendo in Francia Claude Bernard, di cui abbiamo parlato in una precedente video lezione. Murri, personalità fortemente laica, sostiene che non esistono più metodi, molti metodi, diversi metodi per arrivare alla verità. Ce n'è solo uno, il metodo naturale. Già che le malattie degli uomini sono fatti naturali, dunque bisogna interrogare la natura. Per conoscere la natura bisogna fare ipotesi e costruire teorie. L'inventiva serve anche nelle scienze. Io devo, dice Murri, sforzarmi di elaborare tutte le possibili ipotesi. Questo sforzo di immaginazione va accompagnato alla severità nella critica delle ipotesi, basata sul verificarsi o meno delle loro conseguenze. La nostra ragione non è infallibile e quindi dobbiamo applicare il principio che tutto ciò che sembra vero può essere falso dobbiamo essere proprio noi razionalisti dice Murri a diffidare della ragione eppure noi in un certo senso adoriamo la ragione perché essa sola può darci la verità molto importante è imparare dai nostri errori la critica è la dote più importante per evitare l'errore Chiama la verità, accetta la critica, perché la verità si raggiunge solo attraverso la progressiva eliminazione dell'errore. Ogni volta che correggiamo un errore conosciamo meglio e speriamo di conoscere ancora meglio in futuro. Rischiare di sbagliare è necessario, Augusto Murri era determinista, ostile ogni idea metafisica con la terminologia odierna. Chiameremmo Murri un fallibilista. La scienza serve a spiegare i fatti e i fatti servono a controllare la scienza, ovvero le teorie scientifiche. Bisogna criticare tutto e tutti, bisogna porsi come regola generale che tutto ciò che sembra vero può essere falso. Molti furono i medici positivisti formati da Augusto Murri. Abbiamo visto che Tomasi aveva insegnato a Napoli. Sempre a Napoli nasce. Pasquale Villari, ecco, scritto qua. Pasquale Villari, che però a partire dagli anni 50 insegnò a Firenze. Va ricordato che a Napoli e nel meridione il positivismo veniva contrastato eh, dall'idealismo di Vera e eh, di Spaventa. Villari vuole applicare il metodo positivistico alla storiografia. Lui si applicò particolarmente a Machiavelli, Savonarola, alla Firenze Comunale, questi sono i temi principali, che lui, gli argomenti principali che lui studiò come storico. Villari ritiene che la scienza positivistica debba rinunciare alla conoscenza assoluta, anche nel campo della natura umana. La scienza positiva studia solo fatti e leggi sociali e morali, delineando leggi storiche grazie alla psicologia applicata alla storia, che ci fa scoprire le leggi dello spirito umano. Non si deve studiare un uomo astratto, eh, fuori dallo spazio e dal tempo, interpretato in base a categorie vuote. Ma, bensì, un uomo vivente e reale, è continuamente agitato. Villari critica la metafisica che si ostina a trovare l'essenza del tutto. Non si conosce l'uomo se si trascura il contingente e il mutevole. L'uomo, infatti, è un essere che muta continuamente, bisogna scoprire le leggi che regolano le sue inevitabili mutazioni. Pur non negando che l'uomo abbia degli ideali, la storiografia positivistica di Villari e di altri, così come la critica letteraria positivistica e la critica d'arte di stampo positivistico, mettono in primo piano il contesto sociale concreto in cui opera il personaggio storico, oppure lo scrittore, oppure l'artista. I fattori sociali e materiali contano più di quelli ideologici. Da questo punto di vista la storiografia positivistica assomiglia in parte alla storiografia marxista. Il positivismo italiano ha contribuito anche al rinnovamento della pedagogia e si è inserito nel dibattito sulla scuola e la sua organizzazione dopo l'Unità d'Italia. Spiccano figure come Andrea. Angiulli oppure soprattutto Aristide Gabelli. Quindi vedete eh, il positivismo applicato alla pedagogia. Gabelli intende combattere quella che lui chiama, aperte virgolette, cito, scuola dogmatica e istruzione parolaia vuota. Stucchevole, che sciupa i cervelli, che dà più importanza alle parole che alle idee e alle cose. La scuola non deve mirare tanto alle cognizioni quanto alla versatilità del pensiero ottenuta dal metodo con cui le cognizioni sono somministrate. A scuola lo studente deve sviluppare un modo di pensare chiaro, pratico, proficuo che non è quello, dice Gabelli, che acquista nel tempo presente. Nell'opera L'uomo e le scienze morali del 1869, Aristide Gabelli attacca la teologia e la filosofia scolastica e auspica l'applicazione del metodo galileiano, del metodo sperimentale, anche nelle scienze morali e antropologiche. La verità nell'uomo ha a che fare con i sensi. E può essere conosciuta grazie all'osservazione e all'esperimento, un metodo che può contribuire anche al progresso della pedagogia. Abbiamo già detto che, da un punto di vista strettamente filosofico, l'autore più importante del positivismo italiano è senza dubbio Roberto Ardigo. Nato nel 1828, Morto nel 1920. Eh, Ardigò nacque vicino Cremona, eh, diventò prete. Pensate, diventò sacerdote officiando a Mantova. A 40 anni, però, subì una crisi e lasciò il sacerdozio per assumere posizioni fortemente laiche. Dice Ardigò: Cito tra virgolette, Dentro di me il dubbio nei confronti della religione è diventato persuasione e certezza. Dentro di me si era sviluppato e completato il sistema positivo, chiuse virgolette. Il positivismo di Ardigo è una forma di naturalismo. Ardigo si richiama al naturalismo italiano del Cinquecento e in particolare a un personaggio come Pietro Pomponazzi sul quale scrisse anche una dissertazione e che secondo lui è stato uno dei primi a rivendicare l'autonomia della ragione. Anche la riforma, la riforma protestante e la rivoluzione francese, dice Ardigaud, hanno aperto la via della modernità, ma alla base di tutto c'è il pensiero rinascimentale nato in Italia. È quest'ultimo che è alla base del pensiero moderno. Pomponazzi è un precursore del positivismo, in lui prevale la natura, dappertutto in lui si affaccia l'idea dell'integrazione psicofisica dell'anima. Ardigo è fortemente influenzato anche dal filosofo britannico Herbert Spencer, dall'evoluzionismo positivistico. E nel 1869 Ardigo scrive la psicologia come scienza positiva. Egli è favorevole ad una psicologia materialistica che bandisca ogni residuo di spiritualismo. In psicologia bisogna usare il metodo scientifico, gli strumenti scientifici e i metodi statistici. Solo la scienza va in cerca dei fatti, li nota, li osserva, li accerta. La scienza cerca i fatti osservando e sperimentando. La scienza confronta i fatti e li distribuisce in base alle somiglianze. Ne forma dei gruppi distinti su cui trae le prime generalità, ovvero le teorie generali. Le, le generalità. In seguito la scienza paragona tra di loro queste prime generalità e le distribuisce in categorie più ampie e da queste astrae generalità superiori. Se ci riesce la scienza trova quella generalità che sta in cima a tutte, in modo da collegare tutte le generalità, cioè tutte le teorie particolari, in un unico sistema. Così funziona la scienza che si configura come una grande classificazione di fatti. Ardigo la chiama un grande quadro sinottico. Ardigo afferma la centralità del fatto. Ecco, il fatto è centrale nella visione della scienza di Ardigo. Esso, il fatto, ha una propria realtà in sé che non è alterabile. Noi troviamo questa realtà del fatto come qualcosa di già dato, siamo costretti ad affermarla tale e quale la troviamo, senza possibilità di aggiungervi o di togliervi niente. Diverso dal fatto è l'astratto, quindi il fatto è l'astratto. Il fatto è oggettivo fuori di noi, l'astratto invece lo formiamo noi, l'astratto è l'ideale e l'ideale ha una causa umana. Ardigo arriva addirittura a dire che il fatto è divino. Le idee, le teorie sono provvisorie e mutevoli, possono essere anche abbandonate, ma il fatto no. Il fatto è sempre il punto di partenza, l'ideale, la teoria è invece il punto di arrivo e quindi il punto di arrivo può essere modificato, corretto oppure superato. Giovanni Gentile e gli idealisti accusarono Artigot di aver iniziato con Dio e poi di averlo sostituito con la sacralità del fatto. Ardigo afferma che l'induzione è l'unico metodo scientifico, per lui il fatto non è una costruzione dell'uomo o della teoria scientifica, non è opinabile o relativo, non è influenzato dall'osservatore. Nel 1881 Ardigo diventa professore all'Università di Padova dove insegnerà fino al 1908. Ardigo pubblica diversi scritti La morale dei positivisti nel 1879, Il vero nel 1891, La scienza dell'educazione nel 1893, La ragione nel 1894, L'unità della coscienza nel 1898, La dottrina spenseriana dell'inconoscibile nel 1899. Ardigo si suicida a Padova nel 1920, si toglie la vita quando ormai è molto anziano e quando ormai l'idealismo stava conquistando l'egemonia a scapito del positivismo. Tutta la realtà in natura, dice Ardigo, e al di fuori della natura non c'è nulla. Cerchiamo di capire questa realtà natura attraverso le scienze particolari, invece la filosofia... La scienza generale non è scienza dei primi principi, eh, come pensava anche Spencer, la filosofia è scienza dei principi primi, bensì secondo Ardigo la filosofia è scienza del limite, ovvero peratologia, scienza del limite, peratologia, perché in greco peras vuol dire limite, vuol dire confine. La filosofia è quella cosa che cerca di superare i limiti delle scienze particolari per raggiungere, in base ad una intuizione, la natura come uno tutto, per cogliere la natura come matrice originaria, indeterminata, ma reale di tutte le determinazioni. Si tratta evidentemente di un pensiero di stampo rinascimentale, il cogliere l'unità. Di tutti i fenomeni della natura. Abbiamo detto che Ardigo considera Spencer un suo maestro, ma in alcuni casi si distacca da lui. E infatti, Ardigo nega l'inconoscibile di Spencer perché è questo. La realtà, dice Ardigo, è tutta natura ed è tutta conoscibile. Questo vale anche nel caso in cui la scienza non riuscisse effettivamente a conoscerla compiutamente. Non di inconoscibile si deve parlare quindi, ma di ignoto. L'ignoto è ciò che non è ancora conosciuto distintamente, ma che potenzialmente potrebbe esserlo, o che forse lo sarà in futuro. Ardigo è un immanentista. Nulla può andare oltre l'esperienza. Secondo il filosofo italiano la natura è soggetta ad una legge generale di evoluzione. Mentre Spencer ritiene che l'evoluzione sia un passaggio dall'omogeneo all'eterogeneo, Ardigo vede l'evoluzione universale della natura come un passaggio dall'indistinto al distinto. Originariamente nella sensazione non c'è distinzione tra soggetto e oggetto, tra esterno e interno. Tra io e non io è tutto indistinto, quindi la sensazione è un indistinto originario. Le future distinzioni sono un risultato successivo, anche distinzioni come l'intelletto, la coscienza, lo spirito non hanno nulla di trascendente, di imponderabile, di incontrollabile e non sono affatto degli a priori, anzi, sono l'esito di un processo. Non solo le sensazioni evolvono dall'indistinto al distinto, ma tutti gli aspetti della realtà da un'unità originaria indistinta derivano tutti gli infiniti fenomeni, sia nel mondo fisico sia nel mondo psichico. Il concetto di indistinto è relativo, attenzione, da un indistinto si genera un distinto eh, che eh, per quest'ultimo appunto è un indistinto. Questo distinto però a sua volta è un indistinto rispetto a un distinto successivo. Questo processo avviene necessariamente e ripetutamente secondo un ritmo costante. La diversità, la variabilità delle cose e delle forme non è la conseguenza di una provvidenza o comunque di un'intelligenza superiore, bensì un esito puramente meccanico. Tuttavia Ardigo ritiene che un insieme di serie causali, cioè necessitate determinate, possano dar luogo ad elementi casuali, imprevedibili, cioè si può passare dal causale al casuale. Beh, noi chiamiamo casuale ciò che non riusciamo a uh, prevedere. Comunque, ciò che Ardigo chiama, uh, denomina casuale arriva all'improvviso è, è imprevedibile uno di questi prodotti casuali dell'evoluzione fate attenzione dell'evoluzione cosmica è il pensiero umano esso deriva per usare le stesse parole, parole del filosofo da una aperte virgolette continuazione di accidentalità infinite chiuse virgolette. Egli paragona l'accidentalità del pensiero umano alla forma di una nuvoletta nel cielo che presto scompare. Qualcuno ha detto che la differenza tra l'evoluzionismo filosofico di Spencer e quello di Ardigo sta nel fatto che il primo ha una base biologica, il secondo invece l'evoluzionismo di Ardigo una base psicologica. Secondo Ardigo l'uomo, la morale e la società non sfuggono alla legge generale dell'evoluzione. Il fatto che noi non riusciamo a prevedere certi eventi non vuol dire che l'uomo sia libero. La cosiddetta libertà, la libertà dell'uomo è la conseguenza delle sue serie psichiche. Sinco, siccome anche l'uomo è in natura e il pensiero dell'uomo è frutto dell'evoluzione della natura, la volontà umana non è libera come non lo sono gli altri fenomeni. Ardigo rifiuta qualunque morale di tipo religioso, spiritualista o metafisico. Le norme morali nascono da una reazione materiale da parte dei gruppi umani nei confronti delle azioni o degli eventi dannosi. Le norme morali si fissano poi nella coscienza degli uomini, si interiorizzano e vengono considerate obbligatorie e vengono sancite con delle sanzioni nel caso non siano rispettate. Morale e diritto si equivalgono, si identificano, quindi la morale ha alla base l'evoluzione della società. Anche l'altruismo, che per Ardigo è fondamentale, è socialmente motivato, serve alla sopravvivenza e al buon funzionamento della società. Secondo Ardigo la sociologia studia la giustizia e la sua formazione naturale. Infatti la giustizia è alla base della società ed è naturale. Oltre al diritto positivo, secondo Ardigo esiste anche il diritto naturale. I diritti naturali in realtà non sono originari, come pensavano molti giusnaturalisti, ma si formano nella coscienza quando ci si accorge che i diritti positivi, le leggi, non vengono seguiti. Il diritto naturale è un ideale che cerca di riformare il diritto positivo. In politica, Ardigò sostenne sempre il liberalismo, criticò il marxismo e la sua filosofia della storia, che secondo lui assolutizzava i fattori economici. I fattori economici sono importanti, ma non sono gli unici fatti che concorrono alla forma di una società. Ardigò piuttosto ebbe una certa simpatia per il socialismo riformista, considerato espressione di esigenze sociali legittime evolute dalla natura stessa. D'altra parte Turati e altri socialisti furono influenzati dalle opere di Ardigo. Ovviamente Ardigo si oppose al crescente successo dell'idealismo, intorno a lui si creò anche una scuola ed emersero molti discepoli significativi. Bene, con Ardigo abbiamo terminato questa lezione sul positivismo italiano. Eh, spero che eh, abbia sia stata di, di vostro gradimento, che sia stata di vostro eh, interesse. Ci vediamo la prossima volta, arrivederci a tutti.